Sei pronto? No. Sai di cosa dobbiamo parlare? No. No, bene, perfetto. Ciao ragazzi, ben Stai ritrovati. fuori dal mondo? Sì. Sono successe un po' di cosette che adesso ti vado a Guarda, spiegare perché io e poi mi dici cosa è la prima ne settimana che ho lavorato, ma io mi sono proprio autoescluso dal mondo, pensi. non Ok. so niente. Vai. Prima di continuare, vi invitiamo a lasciare tanti mi piace per nuovi contenuti di questo tipo, quindi che riguardano il mondo del calcio. Iscrivetevi anche al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. Un'altra cosa molto importante, ho aperto un secondo canale. Ieri è uscito un video molto molto importante in cui ho parlato, l'hai vista la feed? La vista di un problema che ci affligge in tantissimi, quindi vi invito ad andare a recuperarlo cliccando qui sulla in alto a destra. Poi verso la fine del video comparirà anche il pallino del nuovo canale, quindi se vi va, dateci un'occhiata. Si parla de barra Dimmi. e di sostituzioni. Ok. Ma aspetta, ti riferisci al futuro, ovvero dalla prossima stagione, No. oppure per questo breve periodo? Per questo breve periodo c'è una Ok. rivoluzione nelle regole. Hanno deciso di introdurre 5 sostituzioni a partire da subito. Questo già l'avevo sentito. Ci saranno però solo 3 opportunità per i cambi durante i minuti regolamentari. Quindi, queste 5 sostituzioni massimo in 3 cambi. Perché capisci Ok. bene che se no, cioè, 2 squadre che fanno 5 cambi, Non si sono finisce più. 200 minuti di È recupero. giusto, è Quindi, un giusto. cambio, prima Certo. possibilità. Seconda possibilità, se ne fai uno, alla terza, da quel che ho capito, no, in teoria puoi metterne Tu puoi fare tre cambi alla prima botta, uno e tre. uno, Esatto. seconda e terza. E Oppure per succede dirti quattro alla due. prima, poi c'è solo un'altra occasione e ne fai un altro solo. Te le Quindi, gestisci come ti pare. eventualmente, che ne so, gli ultimi 5 minuti, c'hai ancora 3 cambi a disposizione, ne hai Dopodiché, fatti solamente due, vai. butti tre attaccanti dentro, Tutto fai un insieme. macello di quelli pazzeschi. Ci E sta. ok, ci siamo. Le sostituzioni aggiuntive saranno permesse nei supplementari. Oltre alle 5. Ci sarà una sesta sostituzione, se hai già sprecato le 5 nei supplementari, Vabbè, ma sì. da quel che ho capito, nei supplementari saranno permesse quelle che non utilizzi prima. Ok? Ok. E poi si parla anche di VAR. Passo un attimo su Sky e mi metto gli occhiali perché ti vado a leggere rapidamente. Ha Ok. detto sì alle 5 sostituzioni a partita. Rimaniamo un attimo sulle 5 sostituzioni a partita. 2 sostituzioni in più permetteranno una migliore gestione delle forze per i campionati che ripartiranno dopo l'emergenza del B. D'accordo. Quindi ogni squadra avrà però solo 3 opportunità per effettuare i cambi, così da evitare eccessive interruzioni durante il gioco. In caso di supplementari ci sarà anche una sesta sostituzione. E con effetto immediato per le competizioni che hanno intenzione di ripartire e completare la stagione entro il 31 dicembre 2020. Le singole leghe però decideranno se applicare o meno il regolamento temporaneo, mentre IFAB e FIFA determineranno in un secondo momento se estendere ulteriormente la modifica. Quindi per il momento è temporanea. Ogni singola lega, compresa la Lega Serie A, deve decidere se applicarla, ma io sinceramente parlando sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché riprendi i campionati, saremo sbrigati a Per concluderlo, questo tante periodo sì. partite, Sì, sì, tanti sì. calciatori, la stanchezza che va ad aumentare perché le partite sono più accorpate, perché ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo finire rapidamente i campionati, si Sì. rischia dei infortuni, Ci no? sta. C'è il Allora, per rischio di me tanti io sono infortuni. E d'accordissimo. ok, D'accordissimo su questa sei cosa. d'accordo anche tu, quindi a me mi sembra una cosa più che giusta. Poi, sinceramente, per l'anno prossimo, ti dico la verità, No, no, l'anno prossimo si ritorna mi sembrano normale. un po' troppi. No, 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 cinque dice che cambi. potrebbero eventualmente anche estendere la modifica. Sì, no, però Però dico, mi fosse sembrano per me, troppi. esatto, fosse per me, ti dico che non ci, cioè non le lascerei queste cinque sostituzioni, mi Manco sembrano io. troppe. In situazioni normali, tre sostituzioni vanno bene. Poi la quarta, come era Ai stata ai supplementari. supplementari, per Secondo me me va così benissimo va più perché che se no vai a bene. stravolgere troppo quello che è il calcio in sé, secondo Sì, me. sì, sì, sì. Va Poi, per bene così, carità, va bene in così. casi di emergenza così, secondo me, rischi infortuni e via dicendo, se può dare la possibilità. Mi sembra una cosa sensata, insomma, ecco, Sì, questo è il ci sta tutta, discorso. ci sta tutta. Preparate, preparate, perché questo è il nodo, il nocciolo della questione, l'argomento che potrebbe far scatenare dei putiferi. Dimmi. In realtà c'è una ragione logica a tutto questo, ma non troppo. Ok. VAR a discrezione delle competizioni, Fabio, vogliono eliminare Che significa la barra VAR. discrezione? La vogliono eliminare. Ossia, per
per quelle competizioni che prevedono l'utilizzo del video assistant referee, VAR, sarà a loro discrezione scegliere se continuare a utilizzarlo in questa fase. No, non c'ha senso. Aspetta, io pure lì per lì ho detto non c'ha senso. Ma se decideranno di mantenerlo, le regole e il protocollo VAR dovranno essere rispettate, precisa l'IFAB nel suo comunicato. Giusto, vabbè, certo. Sai perché lo vogliono togliere? No. Pensaci. Per ridurre il tempo delle partite? No, perché dentro la sala VAR stanno appiccicati. Ce ne sta uno Ti solo. Metti Se mettono non ce in tre ne sta stanze uno. No, perché ormai è tutto già bello che predisposto. Non si possono rimettere a cambiare stanze a fase. Se prima il protocollo prevedeva una stanza in cui ci stanno tre o quattro persone che devono gestire e controllare la situazione, mo sta cosa non la puoi più fa. Quindi significherebbe avere tre o quattro persone all'interno della stessa sala. Ma scusa, ma perché non si possono mettere tutte le mascherine e i guanti? Non la vedi una cosa sensata? Sì, ma infatti, allora, dici sì, le distanze di sicurezza non le rispetti, ma c'è la mascherina. Magari te metti anche gli occhiali protettivi, certo. I guanti. A me sinceramente mi sembra una stupidaggine pazzesca dire no, abbiamo fatto con la VAR o con il VAR, che dir si voglia, sinceramente non mi interessa. In teoria si dice la VAR, fino adesso hai fatto con la VAR, tu la stagione la porti a termine con la VAR. Tu immaginati se riprendono i campionati. Già riprendono in una situazione un po' particolare. Riprendono, ci stanno problemi adesso già con la VAR. Tu immaginati se la Serie A decide di eliminarla. Cioè, la VAR, il VAR, anzi come Lega, il VAR per me non si può togliere. Assolutamente non sarebbe una decisione che secondo me andrebbe a falsare proprio il campionato. Cioè già adesso è stato minato, purtroppo ovviamente non è stata colpa di nessuno, però un minimo non è garantita secondo me l'intera validità del campionato, perché comunque si è andata ad interrompere per parecchio tempo e si riprenderà, quindi si ricomincerà tutto da zero. Quindi già questo non è proprio un campionato che verrà ricordato proprio, come te posso dire, per tutta la sua integrità. Vai a cominciare col VAR, hai cominciato il campionato col VAR, poi lo vai a togliere, raga, scoppieranno tante di quelle polemiche che voi non potete neanche immaginare. Non finiranno mai, quindi ci deve sta per forza. Assolutamente per sì, forza. Ma hai risputato, mai sputato a sto giro, sei perfetto, guarda. E la cosa importante che a me mi ha lasciato a bocca aperta è che loro, l'IFAB dice... Fate come l'IFAB e la FIFA, ovviamente. Certo. Dicono, fate come vi pare. Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda. Fate voi, decidete voi. La volete eliminare? Eliminatela. Non immaginate. Può essere lasciata in mano alle allora, leghe. Quando poi si va alle competizioni europee, e qua io non so come si metterà, ma là decide la UEFA? Certo. Decide la UEFA, UEFA certo. C'ha solo UEFA può dire credo di sì, perché se no insomma diventa una situazione... Ci stanno, magari il campionato inglese, te lo dico io, dice eliminiamola, perché sono sicuro che è così, no? Il campionato italiano potrebbe anche dire, da quel che stavo leggendo, potrebbe anche dire cerchiamo di mantenerlo proprio per questo motivo che abbiamo esposto poco fa. Vai a giocare una partita di Champions League tra una squadra inglese e una squadra italiana, Erbara non lo mettono, oppure alla fine decidono di metterlo. La squadra inglese si lamenta perché dice noi fino a mo non l'abbiamo più utilizzato, perché voi ci avete detto che potevamo non utilizzarlo, che stavano fuori gioco di mezzo millimetro e non dovevano fischiarlo perché, come dicono nei campionati inglesi, vabbè, fuori gioco non mezzo millimetro, ma per dirti ci sta un fuori gioco dei 20 centimetri, che comunque può stare, che una disattenzione magari il guardia lì per lì non l'ha visto, non c'aveva la traiettoria giusta per vederlo, ci può stare, quindi ad occhio nudo era anche visibile, per dirti, non viene fischiato, la squadra segna e no, là c'è sta il VAR. No, deve essere utilizzato, cioè certo. Deve essere uniformità, ragazzi, non puoi cominciare la competizione con una regola e poi cambiarla in corso d'opera. Non penso, spero che ci ripensino a una cosa del genere, perché non può essere, secondo me. Non è questione di ripensarci, senso, è questione che loro te dicono ad ogni singola nazione, quindi ad ogni singolo campionato che ne fa parte. Spero ripensino voi a questa cosa qua, di lasciare carta bianca alle singole leghe. Secondo me non avrebbe senso logico. E poi, anche se fosse che l'IFAB e la FIFA lasciassero carta bianca alle singole leghe, spero che le leghe si facciano due conti e dicono abbiamo cominciato col VAR, terminiamo col VAR. Non è così, io ti assicuro che il campionato inglese, se fosse una cosa del genere, la tolgono, sono sicuro al 100%. Qualche altro campionato potrebbe decidere di toglierla. E
già un campionato di per sé, permettetemi di dirlo, falsato, perché in conto è che tu le partite le giochi con continuità, non che te fermi due mesi, no? Stavo a fare l'esempio l'altro giorno su una diretta Instagram, no? Sì. La Lazio stava a palla, a voi, prima della fine dei due mesi, prima di questi due mesi di casino. La Juventus non stava in forma come la Lazio, alla fine vabbè, la Juventus c'ha un punto di vantaggio dalla Lazio. Fosse continuato il campionato, chi lo sa, probabilmente la Lazio, chissà, essendo certo più in forma, magari avrebbe guadagnato qualche punto in più sulla Juve. Certo. Al modo metti, no? Adesso sei tu che mi hai scusato. Siamo pari. Siamo pari. Modo metti, no? Riparte il campionato, per qualsiasi motivo, non lo so, vabbè, la Juventus riesce a prepararsi meglio, certo, ritornano in campo con la Lazio che sta a tocchi, perché non sono riusciti a fare una preparazione atletica adeguata, per tanti altri motivi, la Juventus sta a palla. La Juventus che riesce a guadagnare tanti punti sulla Lazio, alla fine riesce a vincere lo scudetto. Già questa è una situazione di per sé che comunque va a falsare il campionato, certo, no? Io infatti quando ho detto prima questa cosa qua mi riferivo proprio a questo episodio in particolare. Non ho voluto addentrarmi, ma adesso ci hai pensato tu, quindi riprendo il discorso. È proprio questo il punto, ragazzi. Abbiamo terminato, cioè ci siamo interrotti anzi con il campionato, dove c'erano degli equilibri che sembravano ormai più o meno stabili. Però adesso dovrei riprendere un campionato, forse dopo due mesi, ma non sarà dopo due mesi, saranno tre. Tre e mezzo, certo. Ragazzi, in tre mesi di stop, le carte in tavola, ma lo sapete come fanno? Si rovesciano, che voi neanche vi rendete conto di come si possano rovesciare. Cioè, capace che l'Inter addirittura potrebbe rientrare in gioco completamente, ma l'Atalanta. Ma poi facciamo un altro esempio ancora. Mettiamo conto che non faranno tutto il campionato intero, ma faranno i playoff. Quindi se giocheranno lo scudetto le prime sei, tra le quali può rientrare pure la Roma. No, magari le prime quattro. Te faccio un esempio stupido. Sì. Fa che poco la Roma si ritrova a giocare quelle poche partite. Tu ci scherzi? Ma non lo sto dicendo perché no, dico però Roma, sarebbe... Potrebbe essere pure la stessa Atalanta, ragazzi. Certo. Che sono squadre che si riescono a preparare meglio delle altre nel minor tempo possibile. Vero. Fanno una capoccia così a tutte quante e possono essere giusto una delle due. Però vai a vedere tutto quello che era successo nel campionato quando si era giocato giornata per giornata e vedevi che l'Atalanta stava terza, dietro ad altre la Roma squadre. Stava quinta, mo non mi ricordo, sto andando a memoria, e si ritrovano a vincere lo scudetto. Ragazzi, sarebbe una cosa particolarmente capito pazzesca. Qual è il discorso che te voglio fare? Fuori da ogni logica, però è anche vero che a sto punto meglio che assegnarlo così, che mancano 12 giornate, a sto punto meglio che uno lo prova a vincere sul campo. Certo. Su quello io penso che sei d'accordo con me. Sì, però ma tanto guarda, ci saranno te pongo polemiche, ci saranno uguali. A prescindere, mo te pongo l'ultima domanda, sì, che visto che ora ci stiamo riallacciando a sta cosa e poi penso possiamo chiudere il video. Con tutti questi nuovi casi che stanno uscite, giocatori positivi tra Fiorentina, no, quello è un Samp, argomento che tratteremo Torino, in un eccetera, altro video, eccetera. Ho capito dove vuoi arrivare. Se ricomincerà mai? Solo sì o no? Domanda, risposta questo, secca. Questo è un argomento che tratteremo in uno dei nostri prossimi contenuti. Da quel che ho capito si potrebbe ricominciare, però c'è da articolare un argomento bello, bello ricco, e secondo me, ragazzi, ci andiamo a dilungare fin troppo. Ultima cosa che mi sono dimenticato di dire: poteva succedere anche l'opposto. Per esempio, tu dici la Lazio stava a manetta fino a quel momento. Lo dico per par condicio: la Lazio stava a manetta fino a quel momento. La Juventus non stava andando bene. Magari fosse continuato il campionato per quelle altre 12 giornate, chi lo sa, magari la Juventus avrebbe cominciato a giocare benissimo. La Lazio avrebbe cominciato, chi lo sa, a giocare malissimo. E magari l'avrebbe comunque vinto la Juventus. Chi può dirlo? Insomma, sono tante le prospettive, le situazioni. È per questo non possiamo che sapere dico, come sarebbe finita. Per questo che ti dico che già così è un campionato che non dico falsato al 100%, perché ripeto, non è colpa di nessuno. No, non è stata colpa di nessuno. È falsato, sì, ma appunto non però, è colpa di nessuno. Quindi se va a guardare, non è proprio un campionato lineare. No, infatti. Ci metti pure che cominci col VAR ma e finisci senza. Ma ragazzi, siete matti? Io spero veramente, perché se no, chiudiamo baracca e burattini, ci vedeva a settembre. È un macello. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. Vi ricordiamo, il mi piace è molto importante per supportare questo genere di contenuti. Ho aperto un secondo canale, ve lo metterò qui, ragazzi miei, ho parlato di un argomento molto importante, ve lo metterò qui, andateci a dare un'occhiata, iscrivetevi anche al secondo canale, qui trovate il primo canale, quindi questo, se non siete iscritti, ecco all'ame se sta staccato tutto, iscrivetevi mi raccomando. E perché qui vi consiglierò un altro contenuto, perché poi li metto bene. Detto questo, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Profili social tutto in descrizione, seguiteci soprattutto su Instagram e fateci soprattutto sapere il vostro parere nei commenti, magari rispondendo anche ad un sondaggino in alto a destra. Ciao ragazzi, alla prossima. Bella.